amici di HD Motori, siamo al volante all'interno della DS5 di Citroën per vedere, fare uno speciale sull'infotainment. Ho appena inserito un CD masterizzato con MP3 e purtroppo, come vedete, è illeggibile. Quindi attenzione, non legge tutti i CD masterizzati, quindi dovete masterizzarlo a velocità basse, ma diciamo la verità, ma chi usa più i CD ormai? Vi consiglio invece di aprire qua il bracciolo e inserire una chiavetta USB, c'è anche l'ingresso ausiliario, sempre qua sotto l'USB per inserire qualsiasi tipo di sorgente analogica tramite jack da 3,5. Una volta inserita la chiavetta possiamo col pulsante sorgente, che è presente sia qua sulla plancia sia sul volante che anche qua nel comando centrale col jog, che probabilmente è più utile al passeggero che al guidatore, vista anche la posizione magari non comodissima, possiamo andare a gestire tranquillamente tutte le tracce. Come fare a gestirle? Pulsante media, qua vediamo tutti i brani. La wheel può essere sia girata sia spostata in quattro direzioni, quindi è una cosa molto comoda e intuitiva perché possiamo avere entrambe le modalità. Visto che siamo su American Woman, ve la faccio sentire, vi faccio sentire come suona l'impianto. Allora, ho equalizzato il suono prima di farvelo sentire, ma direi che anche fino a un volume oltre i 2/3 il suono rimane pulito, i bassi sono abbastanza potenti, ci sono, quindi un impianto di buon livello e di buona qualità. Passando alle varie sorgenti, come vi dicevo, oltre all'USB c'è l'ingresso ausiliario, c'è la possibilità di utilizzare un qualsiasi cellulare con lo streaming Bluetooth, quindi sia canzoni ma anche per esempio radio internet. Io per esempio qua ho TuneIn, ecco, purtroppo qua sono in roaming quindi non riesco a farvela sentire in streaming, ma funziona con qualsiasi sorgente streaming del telefono, quindi non è limitata alle canzoni presenti sul telefono stesso. Poi ovviamente la radio con le 6 stazioni memorizzabili e il comodo tasto list che ci fa vedere in ogni momento tutte le radio RDS presenti in zona. Tutto questo è replicato anche sul volante, comodo perché abbiamo solamente un blocco comandi, non come su DS4 che ne avevamo più di uno e era un po' confusionario, quindi possiamo anche qua cambiare velocemente la sorgente. Per esempio quando siamo sulle radio, anche qua con list, vedere tutta la lista delle stazioni e con un press sulla rotella andare alla stazione desiderata. Se premiamo invece sulla rotella abbiamo le stazioni radio memorizzate. Qua il volume, quindi molto comodo. Ovviamente il tutto è anche un viva voce Bluetooth che funziona bene, l'abbinamento non ha avuto problemi, è sempre stato molto stabile, ci sentono bene anche a velocità autostradale, quindi anche a 130 km all'ora, anche merito dell'insonorizzazione della vettura, ci sentono bene. Ultime chiamate che possiamo scorrere anche con la rotella qua sul volante. Se invece vogliamo andare sulla parte destra, quindi sulla gestione dei contatti, dobbiamo usare la Wii qua, andare sui contatti e poi andare a ricercare i contatti. C'è anche qua nella parte centrale un pulsante che ci fa arrivare direttamente alla rubrica e qua ci sono tutti i contatti. Non è comodissimo andare a cercarli se io per esempio ho un contatto a metà della mia rubrica che è di 600 persone, diventa un po' scomodo andare a girare. Purtroppo non c'è il comando vocale per la chiamata. Per quanto riguarda la navigazione, qua si sceglie la destinazione tra le ultime inserite, oppure introdurre indirizzo o dalla rubrica oppure con le coordinate GPS. Se andiamo nella città, comodo il fatto che posso sia girare la rotella per spostarmi oppure anche spostarla nelle quattro direzioni, quindi inserire un indirizzo è veramente molto molto comodo. Poi in navigazione funziona bene, non abbiamo avuto problemi di sorta, diamo l'ok su questa città sconosciuta. Ho la possibilità da questo pulsante, diciamo, di andare a visualizzare parte mappa e parte indicazioni. Qua intanto avete visto come la macchina ci dà anche grazie al TMC le informazioni sul traffico rispetto alla strada che è stata calcolata.
possiamo splittarlo in due, oppure avere tutta la mappa, oppure visualizzare in piccolo la mappa e in grande le informazioni dell'infotainment. Quindi da questo punto di vista una gestione intelligente del display da circa 6 pollici, che non è touchscreen. Possiamo anche oscurare il display con questo pulsante, oppure spegnere l'infotainment con quest'altro. Le informazioni della navigazione, che vi ripeto funziona bene, vengono replicate sia sulle DAP display, non so se si riesce a visualizzare, io lo visualizzo, non ci viene la mappa, non ci viene indicata la mappa, ma solamente le indicazioni di destra a sinistra e di metro alla svolta, e vengono replicate anche sul display qua sulla destra rispetto ai tre strumenti. Display che può essere modificato con autonomia e benzina e consumo, con i trip 1, trip 2, oppure con le informazioni sull'infotainment. Quindi un infotainment direi completo, che funziona bene, che si sente bene. Unica cosa, forse la posizione del display è un pochino troppo inclinata con tutti questi vetri che abbiamo in macchina. A volte il sole colpisce proprio il display e non riusciamo a visualizzare bene le informazioni riportate. Per HD Motori, Andrea Galeazzi.